Ciao, siamo proprio contenti che hai deciso di condividere i tuoi appunti. Di seguito ti farò vedere come fare. Vedrai che è molto semplice. Il primo passo è quello di accedere alla tua area privata. Se non hai un account, puoi registrarti, altrimenti accedi con quello che già hai. Ora entriamo nella sezione Il mio account. Qui troverai varie voci. Entriamo in Appunti. Clicchiamo Vendo appunti e vendi un nuovo appunto. Qui inseriamo tutte le specifiche riguardo ai nostri nuovi appunti, quindi il titolo, una descrizione che io ho preparato come esempio, il nome del professore, ICFU, la sede, il corso di laurea, la facoltà e l'anno accademico. Poi inseriamo i dati relativi al semestre, all'anno di corso. E ora descriviamo i nostri appunti. Ora l'ultima cosa da fare sono le note. Qui puoi inserire informazioni che vuoi farci sapere. Ad esempio, ora l'ultima cosa da fare è quella di inserire il PDF. Poi clicchiamo su Salva e mi raccomando non cambiare la pagina perché il sito ti reindirizzerà sulla prima pagina. Ora il tuo compito è quello di attendere che lo staff di officina il prima possibile ti approverà i tuoi appunti. Così saranno presenti sulla piattaforma. Come ultima cosa ti volevo ringraziare e Officina ti augura di conquistare tante provvigioni aiutando i tuoi amici. Ciao, siamo proprio contenti che hai deciso di condividere i tuoi appunti. Di seguito ti farò vedere come fare. Vedrai che è molto semplice. Il primo passo è quello di accedere alla tua area privata. Se non hai un account, puoi registrarti, altrimenti accedi con quello che già hai. Ora entriamo nella sezione Il mio account. Qui troverai varie voci. Entriamo in Appunti. Clicchiamo Vendo appunti e vendi un nuovo appunto. Qui inseriamo tutte le specifiche riguardo ai nostri nuovi appunti, quindi il titolo, una descrizione che io ho preparato come esempio, il nome del professore, ICFU, la sede, il corso di laurea, la facoltà e l'anno accademico. Poi inseriamo i dati relativi al semestre, all'anno di corso e ora descriviamo i nostri appunti. L'ultima cosa da fare sono le note. Qui puoi inserire informazioni che vuoi farci sapere. Ad esempio,
Ora l'ultima cosa da fare è quella di inserire il PDF. Poi clicchiamo su Salva e mi raccomando, non cambiare la pagina perché il sito ti reindirizzerà sulla prima pagina. Ora il tuo compito è quello di attendere che lo staff di officina il prima possibile ti approverà i tuoi appunti, così saranno presenti sulla piattaforma. Come ultima cosa ti volevo ringraziare e Officina ti augura di conquistare tante provvigioni aiutando i tuoi amici. Ciao, siamo proprio contenti che hai deciso di condividere i tuoi appunti. Di seguito ti farò vedere come fare. Vedrai che è molto semplice. Il primo passo è quello di accedere alla tua area privata. Se non hai un account, puoi registrarti, altrimenti accedi con quello che già hai. Ora entriamo nella sezione Il mio account. Qui troverai varie voci. Entriamo in Appunti. Clicchiamo Vendo appunti e vendi un nuovo appunto. Qui inseriamo tutte le specifiche riguardo i nostri nuovi appunti, quindi il titolo, una descrizione che io ho preparato come esempio, il nome del professore, ICFU, la sede, il corso di laurea, la facoltà e l'anno accademico. Poi inseriamo i dati relativi al semestre, all'anno di corso. E ora descriviamo i nostri appunti. L'ultima cosa da fare sono le note. Qui puoi inserire informazioni che vuoi farci sapere. Ad esempio, ora l'ultima cosa da fare è quella di inserire il PDF. Poi clicchiamo su Salva e mi raccomando, non cambiare la pagina perché il sito ti reindirizzerà sulla prima pagina. Ora il tuo compito è quello di attendere che lo staff di officina il prima possibile ti approverà i tuoi appunti. Così saranno presenti sulla piattaforma. Come ultima cosa ti volevo ringraziare e Officina ti augura di conquistare tante provvigioni aiutando i tuoi amici. Ciao, siamo proprio contenti che hai deciso di condividere i tuoi appunti. Di seguito ti farò vedere come fare. Vedrai che è molto semplice. Il primo passo è quello di accedere alla tua area privata. Se non hai un account, puoi registrarti, altrimenti accedi con quello che già hai. Ora entriamo nella sezione Il mio account. Qui troverai varie voci. Entriamo in Appunti. Clicchiamo Vendo appunti e vendi un nuovo appunto. Qui inseriamo tutte le specifiche riguardo i nostri nuovi appunti, quindi il titolo, una descrizione che io ho preparato come esempio, il nome del professore, ICFU, la sede, il corso di laurea, la facoltà e l'anno accademico.
Poi inseriamo i dati relativi al semestre, all'anno di corso e ora descriviamo i nostri appunti. L'ultima cosa da fare sono le note. Qui puoi inserire informazioni che vuoi farci sapere. Ad esempio, ora l'ultima cosa da fare è quella di inserire il PDF. Poi clicchiamo su salva e mi raccomando non cambiare la pagina perché il sito ti reindirizzerà sulla prima pagina. Ora il tuo compito è quello di attendere che lo staff di officina il prima possibile ti approverà i tuoi appunti. Così saranno presenti sulla piattaforma. Come ultima cosa ti volevo ringraziare e Officina ti augura di conquistare tante provvigioni aiutando i tuoi amici. Ciao, siamo proprio contenti che hai deciso di condividere i tuoi appunti. Di seguito ti farò vedere come fare. Vedrai che è molto semplice. Il primo passo è quello di accedere alla tua area privata. Se non hai un account, puoi registrarti, altrimenti accedi con quello che già hai. Ora entriamo nella sezione Il mio account. Qui troverai varie voci. Entriamo in Appunti. Clicchiamo Vendo appunti e vendi un nuovo appunto. Qui inseriamo tutte le specifiche riguardo ai nostri nuovi appunti, quindi il titolo, una descrizione che io ho preparato come esempio, il nome del professore, ICFU, la sede, il corso di laurea, la facoltà, e l'anno accademico. Poi inseriamo i dati relativi al semestre, all'anno di corso e ora descriviamo i nostri appunti. L'ultima cosa da fare sono le note. Qui puoi inserire informazioni che vuoi farci sapere. Ad esempio, ora l'ultima cosa da fare è quella di inserire il PDF. Poi clicchiamo su salva e mi raccomando non cambiare la pagina perché il sito ti reindirizzerà sulla prima pagina. Ora il tuo compito è quello di attendere che lo staff di officina il prima possibile ti approverà i tuoi appunti. Così saranno presenti sulla piattaforma. Come ultima cosa ti volevo ringraziare e Officina ti augura di conquistare tante provvigioni aiutando i tuoi amici.